Buongiorno e ben ritrovati sul mio canale di cucina, amici. Oggi vi presento un classico della cucina siciliana, una regione favolosa dove io personalmente vado tutti gli anni in vacanza. Il classico, naturalmente, parliamo della pasta alla norma. Sarà questa la ricetta dove mi cimenterò oggi. Però mi raccomando, voi da parte vostra iscrivetevi al canale, lì sotto c'è una barra che ha scritto iscriviti. Poi se volete anche sulla campanella per rimanere aggiornati, fate come pare, però magari se vi iscrivete vi fate piacere, dai, su. Intanto vi mostro gli ingredienti per la pasta alla norma, seguitemi. Quindi abbiamo una porzione di rigatoni o, come in questo caso, mezze maniche. Poi abbiamo l'ingrediente principale, una bella melanzana, alcune foglie di basilico fresco, uno spicchio d'aglio, della ricotta salata, olio di semi per friggere, circa 200-250 grammi di pomodori pelati, olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero. Mettiamoci all'opera. Allora, per prima cosa dobbiamo tagliare a rondelle la melanzana, quindi cominciamo a tagliarla. Facciamo delle fettine di circa un centimetro di diametro. Calcolando una porzione di pasta, penso che questo sia più che sufficiente. Adesso la cosa principale da fare è far asciugare le melanzane, o meglio, farle scolare. Adesso noi prendiamo una ciotola con un colino, adagiamo le nostre melanzane in questo modo, facciamo uno strato di melanzane, mettiamo del sale grosso. Il sale nella pietanza serve per far uscire tutti i liquidi. Un altro strato di melanzane e un altro po' di sale grosso. Fatto questo, mettiamo un peso, in questo caso io metto un pentolino pieno di acqua, sopra le melanzane, in modo tale che il peso stesso del pentolino pieno d'acqua spinga le melanzane in basso e acceleri il processo di disidratazione. Lasciamo così le nostre melanzane per circa un'oretta. Padella antiaderente, olio extravergine di oliva. Mettiamo lo spicchio d'aglio. Il tempo di far soffriggere l'aglio, abbassiamo la fiamma e gettiamo i nostri pomodori. Attenzione perché in questo momento schizza dappertutto. Con una forchetta schiacciamo leggermente i pelati. Come ho detto, fiamma bassissima, e adesso portiamo a bollore. Questo è poco, naturalmente bollirà prima. Poi, a seconda della quantità di pomodoro che cuocete, vi regolate. Una volta che comincia a bollire, a sobbollire anzi, fate andare il fuoco ancora per circa 10 minuti. Nel frattempo saliamo e beviamo. Non serve il coperchio, basta fare attenzione, come ho detto, fuoco basso. Ci vediamo fra poco. Il sugo, diciamo che è pronto. Adesso spezzettiamo qualche foglia di basilico
lasciamo riposare a fuoco spento naturalmente e lo riprendiamo dopo. In una padellina abbiamo messo l'olio di semi, lo facciamo portare a temperatura, io lo misuro col mio termometro digitale, deve arrivare sui 160-170 gradi. Perfetto, 165, ok. Abbiamo sciacquato le melanzane sotto abbondante acqua corrente per poter togliere il sale e poi le abbiamo tamponate con canovaccio pulito. Adesso le andiamo a friggere. Conviene friggerne sempre poco alla volta per non alterare la temperatura dell'olio di troppo. Mi raccomando, non bisogna bruciarle. Adesso le mettiamo da parte. E andiamo con la seconda tornata. Nel frattempo l'acqua per le mezze maniche sta cuocendo, sta bollendo, quindi la saliamo e versiamo la pasta. ...13 minuti di cottura, 11 minuti e li scoliamo. A questo punto abbiamo due scuole di pensiero. Chi vuole lasciare le melanzane così a rondelle o comunque alla forma che le abbiamo dato, oppure tagliarle. Io faccio metà e metà, però questo è un gusto personale, perché queste che sto tagliando adesso le vado ad aggiungere al sugo. Quell'altra le lascio intere e le lascio nel piatto finale come ornamento. Però ripeto, è un gusto personale. Scoliamo le mezze maniche direttamente in padella col sugo che abbiamo tenuto in caldo. Un pochino di acqua di cottura. E finiamo di cuocere le mezze maniche direttamente nel sugo. Come ho detto, io ci aggiungo anche le melanzane tagliate a listarelle e le faccio insaporire per bene nel sugo. Lasciamo andare per circa 2 minuti, il tempo che finisce di cuocere la pasta. Le nostre mezze maniche alla norma sono pronte. Adesso possiamo procedere all'impiattamento. Naturalmente adesso aggiungiamo le fettine di melanzana che abbiamo tenuto da parte, quelle che non abbiamo, diciamo, trattato, che non abbiamo sfilettato. Una bella grattugiata di ricotta salata. Signori, la pasta alla norma è servita. Questa volta io non assaggerò la pasta. Non l'assaggio per il semplice fatto che voi non vi iscrivete.
quindi io faccio lo sciopero della fame. L'odore è troppo invitante, però non l'assaggio davanti a voi. Iscrivetevi, se io non mangio. Buon appetito!